Buon pomeriggio a tutti e bentornati a questa edizione 2021 del Salotto del Mix. Dopo il ricchissimo panel di questa mattina siamo pronti a ricominciare con i lavori di questo pomeriggio che per noi hanno quest'anno un connotato un po' inedito perché abbiamo appunto chiesto a voi di aiutarci a plasmare il programma della giornata. Ricorderete che tra giugno e luglio abbiamo lanciato un sondaggio, abbiamo proposto 7 temi tra i quali chiedervi di votare quelli che avreste voluto fossero presentati oggi e quindi i 3 più votati quindi sono quelli che ovviamente vedete nel programma e abbiamo anche raccolto più di 20 candidature di volontari che si sono detti disponibili ad aiutarci appunto a creare il programma di questo pomeriggio. Quindi per ciascuna di queste delle tre tematiche vincenti sono stati formati 3 program committee che appunto hanno delineato il programma del pomeriggio. I 3 argomenti che sono stati più votati sono stati routing and network security, che sarà la prima sessione, poi avremo national cloud e infine live content delivery. Alla fine del pomeriggio vi chiederemo di votare quella che sarà stata la vostra sessione preferita e poi verranno premiati anche gli utenti più attivi sulla piattaforma Swapcard, sia tra chi ha partecipato in presenza e sia tra chi ha partecipato da remoto. Io fondamentalmente non vi rubo altro tempo, la prima sessione appunto parlerà di routing and network security. Il program committee di questa sessione è formato da Antonio Prado, da Alfredo Giordano e da Simone Dore, che ringrazio ovviamente per averci supportato in questa attività. Antonio ha anche accolto la nostra proposta a presentare questa prima sessione e quindi lo invito sul palco a raggiungerci per introdurre i suoi ospiti e dare il via al pomeriggio. Grazie Antonio. Grazie Simone e buonasera a tutti. Allora, io ho qualche appunto qua per tentare di fare tutto nel migliore dei modi. Allora, innanzitutto come primo moderatore mi corre l'obbligo di ringraziare Mix di questo evento che è stato curato nei minimi dettagli. E quindi anche grazie al presidente Talotta, che ho avuto l'opportunità di salutare stamattina, Simone Morandini, che mi ha preceduto, e Daniela Cipriani, grazie Daniela della tua grande pazienza. E poi i colleghi con i quali abbiamo messo a punto questo slot, li ringrazio fin da subito, Simone Dore e Alfredo Giordano. Quindi veniamo velocemente alla conversazione di oggi, dopo l'introduzione di stamattina, il panel di stamattina dove la cyber security ha avuto un ruolo molto importante, ecco, ci innestiamo anche noi su questo primo argomento della routing security. Dunque gli incidenti sappiamo che accadono anche su internet, per fortuna con degli esiti possibilmente meno gravi rispetto a quelli automobilistici. La nostra comunità ha come scopo anche quello di informare e sensibilizzare gli operatori, quindi i nostri colleghi, sulla necessità, sull'importanza della routing security. E quindi ecco, abbiamo pensato durante questa sessione di presentare un percorso che quanto più possibile fosse coerente con queste premesse. Quindi partiamo con l'esame di alcuni incidenti che sono occorsi negli ultimi anni su internet all'attenzione dei più tecnici fra di noi, non saranno sicuramente sfuggiti. Ce ne parlerà Luca Sane di Catchpoint, passeremo poi a esemplificare alcuni rimedi e alcune pratiche igieniche di routing, una sessione che sarà affidata al nostro maestro Tiziano Tofoni e infine abbiamo Sriram Kotikalapudi di NIST in collegamento da Washington che ci presenterà una carrellata di tecnologie emergenti nell'ambito della comunità scientifica riguardo la routing security. In altre parole, quali sono le novità che chi lavora nell'industria di internet dovrebbe tenere d'occhio, quindi occhi aperti poi a questa ultima parte.
Quindi lascerò alla fine qualche minuto per un confronto con la platea, sempre che le divinità delle presentazioni ce lo consentiranno. Quindi noi accettiamo domande fin da ora che potranno essere poste attraverso la chat della app di Mix e anche da remoto. Qui in sala basterà alzare la mano e verrete dotati di un microfono. Mi fermo qui e invito subito il collega Luca Sani a parlarci di questi interessi, incidenti che accadono su internet a proposito di incidenti. Grazie. Buonasera a tutti, io sono Luca Sani di Catchpoint e in questa presentazione che ho realizzato con il mio collega Alessandro Improta andrò a parlare appunto di incidenti e problematiche di sicurezza relative al routing BGP, con particolare focus su quello che è accaduto molto recentemente. Vorrei prima però ringraziare il Mix e la Program Committee per avermi permesso di partecipare a questo evento. Gli incidenti di cui andremo a parlare si possono classificare in due grandi categorie, i cosiddetti BGP prefix hijack e route leak. Prima di andare a vedere nel dettaglio come si possono definire e di cosa si tratta, è interessante notare come questi eventi accadono continuamente. Per esempio, questi sono numeri estratti da un sito che mette a disposizione una lista di eventi accaduti, BGP Stream. E come potete vedere, in ogni mese di questo ultimo anno si sono verificate decine di questi eventi. La presentazione è stata realizzata a metà novembre, quindi i numeri per novembre sono leggermente più bassi, però accadono, diciamo, continuamente. Il problema nasce fondamentalmente dal fatto che il BGP, come poi è stato dichiarato anche dagli stessi autori, non è stato progettato avendo in mente questi problemi di sicurezza come li intendiamo oggi. Conseguentemente, questo protocollo non ha dei meccanismi intrinseci per poter prevenire questo tipo di incidenti. Indipendentemente dall'intenzionalità con cui questi incidenti accadono, quindi che siano veri e propri incidenti o che siano attacchi preponderati, parleremo sempre di hijack o di leak, a seconda della categoria. Cominciamo quindi con il prefix hijack. Un hijack accade quando un autonomous system origina un prefisso che in realtà appartiene a un altro autonomous system. Prendiamo per esempio questa semplice internet composta da 5 autonomous system, dove l'autonomous system 5 origina il prefisso P che in realtà appartiene ad AS4. L'atto di originare questo prefisso consiste nel creare e annunciare ai vicini BGP un messaggio BGP di tipo update che contiene nella rete di destinazione il prefisso P e nell'autonomous system path il proprio autonomous system number. Questo messaggio poi si propagherà nella rete seguendo le regole del protocollo BGP, quindi i vicini potranno accettare questo messaggio, sceglierlo come best route e propagare a loro volta il messaggio agli altri vicini, prependendo il proprio autonomous system number all'autonomous system path. In questo semplice esempio supponiamo che AS3 e AS1 accettino la rotta che è stata originata da AS5 e la conseguenza di tutto questo è che il traffico che da S1 o S3 è diretto a P, finirà da S5 invece che alla legittima destinazione a S4. A questo punto il destino del traffico dipende da quanto è intenzionale l'attacco. Se l'hijack è un semplice incidente, probabilmente il traffico verrà semplicemente droppato, perché non ci sarà nessun servizio in ascolto sull'indirizzo appartenente alla rete sotto hijack, o altrimenti l'attaccante potrebbe anche mettere in piedi attacchi più sofisticati, per esempio phishing, o comunque tentare di impersonare il servizio che era ostato sulla rete in questione. Un leak, d'altra parte, accade quando c'è una propagazione di una rotta oltre un ambito che di solito è specificato da accordi di tipo commerciale. Quindi, per esempio, se prendiamo una sessione BGP peer-to-peer, su questa sessione le rotte scambiate dovrebbero appartenere ai rispettivi clienti dei due autonomous system. Se però uno dei due propaga su questa sessione una rotta appresa da un peer o da un provider, si viene a creare quello che è chiamato un leak. La conseguenza di questo è che un autonomous system si ritroverebbe a fare da transito tra magari due peer o tra due provider o tra un peer e un provider.
rimanendo nell'esempio dell'internet composta da 5 autonomous system, abbiamo che autonomous system 5 in questo caso propaga una rotta verso il prefisso P ricevuta dal suo provider AS4 verso AS3. AS3 accetta questa rotta e la propagherà al resto di internet. AS3 è un provider di AS5 in questo esempio. La conseguenza di questo è che tutto il traffico proveniente da AS3 e diretto a P passerà da AS5 prima di arrivare a AS4. Quindi probabilmente ci sarà un degrado delle prestazioni per quanto riguarda il servizio offerto sulla rete P, perché AS5 si ritrova a fare transito per del traffico che non avrebbe dovuto transitare, in particolare in questo caso fra due provider. Adesso andiamo a vedere due esempi reali di leak e hijack che sono avvenuti recentemente. Il primo che andiamo a vedere è il cosiddetto caso Cloudflare, per il semplice fatto che tra le reti coinvolte c'erano anche reti di Cloudflare. Comunque, come vedremo più avanti, ci sono molte più reti che sono state coinvolte in questo leak. Però per parlarne ci concentriamo su una rete specifica che è annunciata di solito da Cloudflare, la 104.26.20, e inoltre ci concentriamo su due attori principali, DQA Communications, che è un Internet Service Provider statunitense, e Allegheny Technologies, un suo customer. Quello che è accaduto una mattina del 24 giugno del 2019 è che DQA Communications ha annunciato a Allegheny Technologies rotte più specifiche per poter raggiungere la barra 20 che di solito è annunciata da Cloudflare. Allegheny Technologies ha ricevuto queste rotte, le ha installate in tabella di routing e le ha annunciate a un altro suo provider, Verizon, il quale a sua volta le ha accettate, installate in tabella di routing e propagate a tutti i suoi vicini, cioè altri Tier 1 e i suoi customer. Quindi formalmente il leak si è formato dentro Allegheny Technologies, in quanto c'è stata una propagazione di rotte apprese da un provider verso un altro provider. È vero che le rotte più specifiche verso la barra 20 non avrebbero in prima istanza dovuto essere generate da DQE. Probabilmente questo è stato dovuto a una malconfigurazione interna dentro DQE Communications. La conseguenza di questo è che gli autonomous system path che si sono visti dai route collector che mettono a disposizione questi dati avevano la forma di Verizon, Allegheny Technologies, DQA Communications, CenturyLink, Cloudflare. Quindi c'è stato un degrado delle prestazioni per tutti i servizi che erano offerti sulla rete di Cloudflare, essendo che Allegheny Technologies si è trovato a fare da transito tra Verizon e DQA. Le reti coinvolte sono molte di più rispetto alla singola rete di Cloudflare e in questa slide si mostra la percentuale di peer collegati almeno a un progetto di route collecting tra RouteViews e RipeRIS che hanno visto almeno una rete affetta da leak. Come potete vedere, la maggior parte dei peer ha ricevuto almeno una rete, alcuni non ne hanno ricevuta nemmeno una. Probabilmente perché sono stati protetti da meccanismi quali, per esempio, RPKI Validation, Peer Lock e altri che vedremo nelle sessioni successive. Volendo allargare lo spettro dell'analisi, si può vedere da questa slide che il numero di reti coinvolte ha toccato il picco di 65.000 e il numero di origin AS coinvolte erano circa 4.500. Per fortuna, non tutti i peer hanno visto lo stesso numero di reti coinvolte. Questa è sulla destra abbiamo una distribuzione del numero di reti che ogni peer ha visto sotto effetto leak e sulla sinistra il numero di origin diverse. Come potete vedere, ad esempio, solamente il 10% dei peer ha visto più di 800 reti coinvolte. Quindi, in qualche modo, il leak è stato contenuto da meccanismi di protezione. In generale, appunto, sono stati coinvolti molte più origin rispetto a Cloudflare. Abbiamo anche banche, abbiamo altre CDN, per un totale di circa 4.500 autonomous system coinvolti. Questo grafico mostra l'andamento degli origin autonomous system coinvolti nel leak durante le due ore in cui questo leak è durato. Adesso invece passiamo a un caso di hijack che è successo recentemente a settembre di quest'anno che ha coinvolto Spectrum. Spectrum è un provider di servizi degli Stati Uniti. In particolare il servizio che è stato affetto in questo hijack è stato il servizio di distribuzione della TV via cavo. Abbiamo scelto, diciamo,
questo esempio, nonostante coinvolga un modesto service provider americano, perché come vedremo tra poco, questo iJack è stato recepito anche dai peer che sono collegati al collector numero 10 di RIS, che è qui appunto al mix. Quello che è accaduto è che un pomeriggio del 7 settembre KHS, un customer di Spectrum, ha iniziato ad annunciare 449 delle 690 reti che di solito sono originate da Spectrum. La cosa bizzarra è che questi annunci sono stati diretti direttamente a Spectrum, il quale li ha accettati e propagati ai propri vicini. Questo è quello che appare da quello che abbiamo potuto vedere dalle rotte collezionate dai route collector. Potrebbe anche essere il caso che le rotte siano state originate per sbaglio dall'interno di Spectrum stesso, questo non è dato sapere. Comunque le rotte che sono state percepite hanno la forma vicino di Spectrum, Spectrum KHS. Quindi il traffico che era diretto a queste reti sarebbe finito dentro KHS, causando un degrado delle prestazioni e un malfunzionamento del servizio. Come anticipavo, questo iJack è stato recepito anche dai peer che sono collegati al RRC10, un route collector di RIPERIS al MIX. E questo grafico mostra il numero di reti che ognuno di questi peer ha visto essere coinvolto nell'iJack. Come potete vedere, si nota subito una netta differenza tra alcuni peer che hanno annunciato al collettore tutte 449 le reti e alcuni peer che hanno annunciato solo 18 reti. Questo numero, diciamo, è spiegabile probabilmente dal fatto che su queste 449 reti, 431 erano segnate in RPKI. Questo significa che i peer che hanno annunciato al collettore solo 18 reti hanno annunciato quelle reti che non erano protette da RPKI validation. I peer invece che hanno annunciato tutte 449 reti significa che in qualche modo non sono stati protetti da RPKI validation. Se andiamo a allargare lo spettro, quindi non analizziamo solo i peer che erano collegati al collettore, ma tutti gli autonomous system che sono stati visti coinvolti lungo i percorsi sotto iJack, vediamo che ci sono anche alcuni transiti noti che hanno annunciato e hanno lasciato passare tutte 449 reti, e altri invece che hanno annunciato o fatto transitare solamente 18 reti. Una cosa particolare è che ci sono peer e autonomous system che hanno annunciato un numero intermedio di reti, ad esempio 19, e questo sarebbe interessante sapere perché è accaduto. Magari hanno utilizzato un software per la RPKI validation diverso dagli altri, oppure è successo qualcos'altro che per ora non è dato sapere. Questi sono solo due esempi dei molti incidenti che sono accaduti recentemente. Un'ultima nota che volevo aggiungere è che questi incidenti, come abbiamo visto, non coinvolgono solo autonomous system grandi dal punto di vista degli utenti, ma anche piccoli. Se vogliamo incrociare i dati di BGP Stream con la S-Rank, che è un meccanismo che CAIDA ha creato per poter dare un ordine di grandezza agli autonomous system, possiamo vedere che gli autonomous system che sono vittime di iJack e di leak sono sia di grande dimensione, sia di piccola dimensione in termini di customer con. Quindi il concetto è che nessun autonomous system è, diciamo, immune a questo tipo di incidenti che possono accadere, volontari o involontari che siano. Concludo dicendo che quindi probabilmente ci sono due meccanismi per poter prevenire questi, diciamo, incidenti. Da una parte c'è proprio un meccanismo, ci sono meccanismi di prevenzione che vedremo nella sessione successiva, e ci sono meccanismi di monitoraggio che in qualche modo dovrebbero permettere di monitorare tutti quegli incidenti che per qualche motivo sfuggono ai meccanismi di protezione, o perché i meccanismi non sono perfetti o perché sono magari attacchi creati ad hoc per poter aggirare questi meccanismi. Io ho finito, quindi lascio la parola alla sessione successiva. Grazie Luca. No, cosa prendiamo tu? Dunque, che cosa possiamo dire come bottom line di questa presentazione? Monitorare e filtrare nel nostro lavoro sono due attività indispensabili, e poi una side note: RPKI è utile ed efficace, ma
Vorrei a questo punto introdurre la presentazione di Tiziano Tofoni, perché dopo questa disamina degli incidenti capiamo quali possono essere i metodi, le forme per mitigare questi episodi. Eccolo, ti vedo collegato. Ciao Tiziano. Grazie, grazie di essere qua con noi. Quindi, dicevamo, spero che tu abbia sentito bene tutto. Sì, dicevamo appunto, ecco, ma è una conclusione che faccio io, immagino, con l'accordo dei miei colleghi e della platea: monitorare, filtrare, e poi RPK AI serve. A te la parola. Grazie Antonio, innanzitutto ringrazio sia l'amico Antonio che Alfredo Giordano per avermi invitato, e il Mix ovviamente per ospitare questa stupenda, diciamo, manifestazione. Spero vediate anche la mia presentazione, io l'ho messa in... mi confermate che... perché io vedo solo il mio faccione lì qua dal... Va bene, allora dunque... in questa brevissima presentazione cercherò di mettere in evidenza un po' qualche, diciamo, contromisura contro i root leaks, i prefix hijacking di cui ha parlato Luca Sani, e Luca ha illustrato, diciamo, due casi di root leak di prefix hijacking, ma di questi, come lui vi ha fatto vedere, ne esistono a decine e decine, non dico ogni giorno, ma quasi. Sono dei incidenti che sono abbastanza comuni, diciamo, nel mondo dell'internet oggi. Ecco, prima, diciamo, di parlare delle contromisure, un brevissimo, diciamo, mi ricollego a quanto ha detto Luca alla fine della sua presentazione. Diciamo, in questo piccolo, diciamo, specchietto, in questa piccola tabella che io ho preso, c'è anche la sorgente sotto da un libro, diciamo, pubblicato da Juniper Networks, ci sono le regolette base, diciamo, che dovrebbero essere seguite, dico dovrebbero essere seguite nell'accettazione e nel rigetto degli annunci BGP. Diciamo, la violazione di queste regole, diciamo, è quella che viene chiamata il root leak. Ecco, queste sono regole, diciamo, note, arcinote, per carità. Addirittura esiste anche una RFC che classifica formalmente tutte queste, diciamo, tutte queste regolette, e definisce esattamente che cos'è un root leak. E quindi questo un po' riassume tutto. Qui, giusto per fare un esempio, diciamo, no? Io, diciamo, sono un provider, diciamo, e come provider, diciamo, riceverò annunci da un cliente, da un upstream provider o da un altro provider con cui ho un accordo di peering. Ad esempio, se prendo la seconda riga di questa tabella, gli annunci, diciamo, che io ricevo da un peer, diciamo, li invio ai customer, non li invio ad altri peer, perché, diciamo, è un rapporto bilaterale, come sapete benissimo, e non li invio nemmeno ai miei upstream provider. Ecco, e qui ci sono tutte le altre regolette. Diciamo, la violazione di queste regole è il root leak, essenzialmente. Ecco, come possiamo prevenire questi root leak? Adesso io, scherzando un po', li ho chiamati comandamenti, no? C'è anche l'immagine di Mosè con le tavole della legge in alto a destra. Diciamo, il primo comandamento che io consiglio è quello di utilizzare sempre le policy. Ecco, qui è interessante, diciamo, citare questa ultima RFC, questa RFC di qualche anno fa, che in qualche modo ha un po' cambiato le carte in tavola sulla propagazione degli annunci BGP, perché come sapete nelle RFC originali del BGP gli annunci venivano propagati, diciamo, in modo abbastanza libero. Io, quando ricevo, con le regole che conoscete perfettamente, ad esempio io ricevo un annuncio su una sessione esterna al BGP, lo propago all'interno e lo propago su altre sessioni BGP automaticamente. Le implementazioni del BGP sostanzialmente sono state sempre queste, fino a che non è uscita l'implementazione Cisco dell'iOS XR, che in qualche modo ha recepito in anticipo, non è che ha recepito, a dire il vero è stata la RFC 8212 che ha recepito la modalità di funzionamento dell'iOS XR Cisco, perché nell'iOS XR Cisco di default gli annunci non vengono
né accettati né propagati. Questo vi obbliga a mettere delle policy. E questo è estremamente importante, secondo me. Dopo è uscita la RFC, che in qualche modo, diciamo, cambia le carte in tavola sul default degli annunci BGP. L'iOS XR, come ho detto, lo ha di default. L'iOS XE, che è un altro sistema operativo Cisco, ha bisogno di un comando per implementare, diciamo, questa idea. Il Junos è lo stesso, ha bisogno di qualche comando. Se volete vedere quali sono, diciamo, una lista delle implementazioni BGP che sono compliant, diciamo, a questa RFC, qui c'è un sito che trovate su GitHub, molto semplice, potete consultare sulla base, diciamo, delle macchine che avete a disposizione, potete vedere. E questo, secondo me, è psicologicamente molto importante, perché vi obbliga sempre a utilizzare delle policy. Anche se volete far passare tutto come è il BGP originale, però lo dovete fare con coscienza, nel senso che dovete mettere una policy che dice: va bene, a me sta bene così, faccio passare tutto. Bene, quindi questo è il primo comandamento. Secondo comandamento, qui ho un po' scopiazzato ciò che fece scrivere Lenin sulla porta dell'Università di Mosca all'indomani della famosa rivoluzione d'ottobre. Lui fece scrivere studiare, 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 e qui io dico: il meccanismo per prevenire i root leaks è filtrare, 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 sempre filtrare. Ecco, naturalmente devono essere filtri realizzati bene, diciamo così, bene. E allora vediamo qualche best practice, giusto per avere un'idea poi di come io vado a realizzare questi filtri. Beh, come sapete, normalmente un provider ha, diciamo, riceve gli annunci, a parte quelli originati localmente, riceve annunci o dai clienti, che possono essere, diciamo, altri piccoli provider, oppure a cui, diciamo, io, diciamo, offro transito, oppure possono essere clienti enterprise o quello che è. Poi ricevo annunci da altri provider con cui ho un accordo di peering, ad esempio nei punti di interscambio. E poi ricevo annunci dai miei upstream provider. Ecco, una cosa, diciamo, consigliabile da fare è etichettare questi annunci. Allora, etichettarli come? Beh, nel mondo BGP, cioè, ci sono le famose BGP communities, ce ne sono di tre tipi. Potete scegliere il tipo che volete. Adesso ultimamente è stato introdotto, e qui anche qui dovete valutare se il vostro costruttore, le macchine che avete in campo, le supportano. Sono state introdotte le cosiddette large community, che sono di 12 byte, perché inizialmente sono partite da 4, poi sono nate le extended community, utilizzate soprattutto nei servizi MPLS, e poi adesso, recentemente, sono state introdotte queste large community. Ecco qua, potete scegliere, tanto è indifferente fondamentalmente, però, diciamo, utilizzare le large community vi dà un maggiore grado di libertà nella scelta, diciamo, di questi tag. Allora, io qui ad esempio ho fatto un piccolo esempietto in cui c'è la tabellina qui in basso a sinistra, che, diciamo, assegna a ogni tipo di root che io, di annuncio BGP che io ricevo dai clienti, da ISP con cui ho peering, oppure dal mio upstream provider, con una community. In questo caso ho utilizzato large community, ma non è assolutamente indispensabile. Bene, quindi primo passo della best practice è in qualche modo dare, diciamo, assegnare un tag a questi annunci, in modo tale che io possa, diciamo, sulla base del tipo di annuncio, applicare le mie policy. Allora, il secondo passo è quello di filtrare questi annunci, va bene? Allora, i filtri qui, dopo chiaramente ogni costruttore ha le sue logiche, le sue tecniche, eccetera. Io qui ho messo un piccolo esempietto basato sull'iOS XR Cisco. Ad esempio, vedete, io, siccome ho taggato, diciamo, gli annunci provenienti dai clienti con questa large community 65536.2.3.2.2, che è quello che vedete qui in questa figura precedente, diciamo, sono le large community con cui ho taggato, diciamo, gli annunci provenienti dai clienti. Ecco, scusate, applico, diciamo, un filtro in outbound, ad esempio verso il mio upstream provider e verso, diciamo, provider con cui ho accordi di peering.
in modo tale che faccio passare, diciamo, solo le route dei clienti, solo le route che hanno questo tag. Ecco, dici, le altre perché non c'è un drop qua, un qualcosa? No, in realtà, adesso questo perché le route policy nell'iOS XR hanno un drop implicito. Ecco, questo dipende ovviamente se andate sul Juno, se dovete scriverlo invece esplicitamente. Questo dipende un po' dalla struttura di come vengono configurate poi queste policy nel sistema operativo che avete a disposizione. Siccome nell'iOS XR Cisco, questa è la tipica sintassi dell'iOS XR Cisco, c'è un drop implicito, qui non vedete nessun drop, solo per quello. Ecco, però fondamentalmente quello che succede è che nei router di Edge verso gli altri peering, gli altri ISP con cui ho peering verso l'upstream provider, io essenzialmente invio solo le route dei miei clienti. Ecco qua, e questo è un primo, diciamo, primo best practice. Poi, diciamo, sulle route dei clienti, va bene? Allora, questo qui c'è un aspetto molto importante, secondo me, che se realizzato bene, con cura, fondamentalmente risolverebbe molti dei problemi di root leaking e anche di prefix hijacking, a dire il vero. Però sul prefix hijacking adesso ci ritorneremo. Allora, io la regola, il terzo comandamento fondamentale è che dobbiamo filtrare gli annunci dai clienti. Allora, dobbiamo accettare solo i prefissi che i clienti possono annunciare. Ecco, sarebbe cosa buona e giusta pure automatizzare questi filtri, queste prefix list, diciamo, che mi consentono di realizzare i filtri attraverso i quali io in qualche modo obbligo il cliente ad annunciare solo ciò che lui può annunciare. Dice, ma che cos'è la roba che può annunciare? Bene, è tutto ciò che lui ha ricevuto dai vari regional internet registry, tutto ciò che è registrato nei vari IRR, ad esempio. Qui c'è un esempietto molto semplice in cui il cliente X ha, diciamo, questi due prefissi, uno IPv4, uno IPv6, e io metto un filtro che accetta dal cliente X solo questi prefissi e nient'altro. Anche qui c'è il famoso drop implicito tipico dell'iOS XR Cisco. Quindi quando io metto già un filtro del genere, il cliente non potrà mai annunciarmi roba che non è di sua pertinenza. Ecco, la cosa migliore, siccome poi il cliente potrebbe, diciamo, successivamente ricevere altri annunci, altri prefissi dai regional internet registers, eccetera, ecco, la cosa bella sarebbe automatizzare, diciamo, la scrittura di queste prefix list. E qui ci sono dei tool, diciamo, sostanzialmente si tratta di creare una sorta di whitelist di prefissi che un cliente può annunciare. Qui ci sono dei tool molto interessanti, tipo il BGP-Q3, molti lo utilizzeranno, l'IRRPT e così via. Ecco, se volete migliorare un po' questo modo di procedere, potete anche permettere al cliente di inviare alcune subnet per fare un po' di BGP traffic engineering. Qui l'unico accorgimento che io consiglio è quello di accettare, sì, in questo esempio vedete io sto accettando anche le subnet /25/26 della /24 del cliente, oppure nel caso dell'IPv6 le subnet che vanno da /48 fino a /56 dal cliente. Ecco, l'unico accorgimento, cosa buona e giusta anche qui, è aggiungere una community di tipo no export, questa community celebre, una delle community standard del BGP, che impedisce, diciamo, che queste subnet, diciamo, in qualche modo vadano in giro per l'internet, ma rimangano, diciamo, essenzialmente circolino solo questi annunci all'interno della rete del provider che li riceve, in questo caso la S65536. Ecco, questo per permettere un po' di BGP traffic engineering al cliente. Ecco qua, già applicando queste poche regole queste poche regole semplicissime di filtraggio, che mi auguro tutti quanti applichino, ecco, essenzialmente già questo riduce di molto tutti i pericoli di cui ha parlato Luca Sani. Tiziano, scusami, sono Antonio, ti vorrei chiedere se puoi accelerare un po', perché siamo in ritardo sulla tabella di marcia.
Guarda, ho quasi finito. Benissimo, ecco, grazie. Un altro comandamento potete filtrare, perché siccome è altamente improbabile che il vostro cliente, diciamo, faccia da transito per i Tier 1, oppure per le grandi reti come Facebook, Google, Cloudflare, eccetera, ecco, potete applicare dei filtri del tipo, diciamo, di questo tipo che vedete qua sugli ASPath, in modo da evitare che il vostro cliente vi annunci questa roba qua. Ecco, poi c'è il famoso RPK AI. Allora, lo conoscete tutti, è inutile che mi metto a parlare di come funziona, per carità, andrebbe applicato. E quello che a me fa specie, devo essere sincero, scusate la vena un po' polemica, che in Italia tutti, moltissimi dei provider medio-piccoli lo implementano, e con successo. Vado a vedere le reti dei grandi provider, ce ne fosse uno in Italia che ha implementato l'RPKI. Adesso dovrebbero, ossia, siccome a livello mondiale tutti i grandi provider lo implementano, mi auguro che anche i grandi provider italiani si diano da fare per metterlo in campo, perché sennò altrimenti veramente facciamo sempre la figura, diciamo, non dico di cose in giro per il mondo. Ecco, siccome l'RPKI controlla solo valida solo l'origine delle root, diciamo, ma non l'intero SPAT, per il futuro, diciamo, for future use, è stato definito dalla RFC 8205 il BGPSEC. Ci sono alcune già implementazioni non ancora, diciamo, disponibili. C'è una dell'NIST di cui parlerà sicuramente adesso lo speaker che mi succederà, Sriram. E quindi, diciamo, questo è un altro aspetto molto interessante. Allora, già Antonio mi ha detto di chiudere, allora io qui ho parafrasato il principe dei dilettanti. Purtroppo avrei un sacco di altre cose da dire, ma in questo poco tempo che mi è concesso, diciamo, non c'è spazio. Però ecco, un consiglio a tutti: che avete un grande amico disponibile che è il Manners, e quindi vi invito tutti, diciamo, in qualche modo ad associarvi al Manners e soprattutto a diventare Manners compliant, perché bisogna seguire delle regole, eccetera, eccetera, che sono le buone regole, diciamo, del routing security. Benissimo, concludo qua. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Tiziano, bravissimo, per i tuoi consigli veramente pratici, perché poi alla fine il nostro lavoro è lì che si basa. Hai messo sul fuoco degli altri temi, magari se abbiamo tempo ne parleremo nel nostro brevissimo panel alla fine di questa sessione. Se posso avere il nostro ospite sullo schermo, il nostro prossimo ospite sullo schermo. Tiziano parlava della RFC 8205, qui abbiamo uno degli autori, ma non solo, quindi vorrei presentarvi direttamente in collegamento da Washington il nostro Koti Kalapudi Sriram. Hello. Hi. Hello. Salve Sriram, sono molto lieto che lei abbia accettato il nostro invito a essere qua oggi. Abbiamo appena parlato di alcuni routing incidents, poi di alcune attività di mitigazione best practice. Adesso con te daremo un'occhiata alle tecnologie emergenti, quindi la parola a te. Grazie, abbiamo ancora 20 minuti per il mio intervento? Chiedo alla regia, ecco qua le tue slide, perfetto, grazie. Salve a tutti, buon pomeriggio lì in Italia e buongiorno qui negli Stati Uniti, New York. Grazie mille Antonio per la bella presentazione. È un onore per me essere qui con voi, grazie per l'invito. Quindi mi concentro su BGP Root, Leak Prevention and Mitigation, soprattutto gli sforzi per gli standard attuali. NIST. Allora, qualche cosa sugli sforzi in corso, sulle BGP Security Guidance.
NIST RPKI Monitor, NIST BGP SRX. Allora, vediamo un attimino le validazioni delle autorità e anche gli SPA Radleak come protezione. Guardiamo un attimo da vicino i Radleak. Allora, brevemente, vediamo questa Security Guidance pubblicata quasi ormai 2 anni fa, che fornisce descrizioni dettagliate delle tecnologie e degli standard rilevanti alla BGP Security e alla mitigazione di DOS e integra quanto iniziato con i primary leak focus, con i documenti e le linee guida di implementazione. Ci sono diversi argomenti che sono stati contemplati in questo documento, potete vederle quando avrete il tempo. Salto direttamente proprio perché non abbiamo tempo. Comunque, 30 secondi per menzionare il monitor RPKI NIST. È il 2.0 è dell'aprile di quest'anno. Molti di voi, sono sicuro, lo hanno già usato. E fornisce una serie di dati statistici relativi a RPKI, all'adozione, al deployment, e dà anche la validazione, e se uno dovesse fare una valutazione su un router al RPKI, dà diversi dati statistici che sono appunto relativi alla validazione. E quindi qui potrete trovare molti dettagli. Passiamo al Radleak, a questo argomento. Grazie Luca Tiziano. Ho già parlato dei Radleak, grazie per aver comunque voi parlato dell'argomento. Avete menzionato anche alcune possibili soluzioni tecniche sulla base delle BGP Communities. Allora, quello che voglio fare qui è saltare intanto questa parte, perché riguarda la parte introduttiva ai Radleak. Allora, in termini di specifiche IETF, tre gli sforzi in tre categorie diverse, quindi a breve termine, a medio termine, a lungo termine. A breve termine, a medio termine come soluzioni, sono abbastanza simili. A breve termine si usa una BGP community, down only, implementazione rapida, se l'operatore è in grado di incorporarla nella policy. Risolve il problema dei leak accidentali. Analogamente, per l'approccio a medio termine, con l'attributo BGP, questo si chiama Only to Customer, OTC, e può essere incorporato in codici inviati con i router commerciali, ci vuole un po' più tempo, e questo affronta i leak accidentali. Radleak. La soluzione a lungo termine si basa su un nuovo oggetto RPKI che si chiama Autonomous System Provider Authorization, ASPA. Ci vuole un po' di tempo perché l'ASPA deve essere adottato dagli operatori, e la soluzione in generale è piuttosto buona contro i leak malicious. Allora, passiamo alla soluzione, alla descrizione della soluzione. Tiziano ha parlato dell'approccio che usa le community. Allora, essenzialmente lo standardizziamo. Questo standard non solo risolve il problema della prevenzione dei Radleak in un sistema autonomo, ma oltre a fare questo, risolve anche il problema dei Radleak sui sistemi autonomi. Dunque, in questo esempio, vedete che la route va a sinistra da cliente AS5, AS1, e la S6 va come leak nella S2, quindi almeno la prima volta che la route va al customer o al peer, successivamente all'attribuzione la route si può propagare solo verso il basso, quindi in questo caso S6 si propaga su verso il provider, e quindi si può identificare il leak a livello della S2 perché c'è la presenza dell'OTC. Allora, qui bisogna considerare il numero della S, in questo caso il 5,
E quindi questo è il principio generale dell'identificazione dei route leak e della mitigazione, in modo tale che si interrompa la propagazione. Qualche dettaglio adesso, questa era una descrizione generale. I dettagli sono nel documento, nella bozza. Qui ho copiato la policy di ingresso e egresso, potete vederla voi a parte. Quindi qui si parla di mitigazione in un sistema autonomo e anche a livello esterno, in un AS un po' più in basso se c'è una leak da qualche parte nel path. Allora, passo a un altro metodo che si chiama ASPA, Autonomous System Provider Authorization. Allora, l'ASPA è creato su internet e in questo caso abbiamo il cliente I, può creare un'ASPA in cui fornisce informazioni sui transit providers ASJ, ASK e ASM. E tutti i router su internet scaricano questo oggetto ASPA. Per la validazione dell'origine della route, quindi analogamente per l'appunto si fa anche su tutti gli altri router. Il tier 1 non ha i transit provider, quindi mette solo nella posizione transit provider AS0. Gli ASPA sono registrati nei repository. Una volta che abbiamo l'ASPA per identificare il route leak, adesso vediamo come fare. Faccio una descrizione breve. Definiamo una hop check function G. Quindi essenzialmente, se voi avete I e J, questo hop è un provider o no? In base all'ASPA. E se non c'è ASPA da I a J, c'è una NA, non è disponibile l'attestazione. Se è un provider è un uplink, se non è un provider è un down, e se c'è appunto NA può essere l'uno o l'altro. Quindi a seconda del valore della funzione oggetto in ciascun salto hop possiamo determinare la validazione di tutti i path upstream e downstream. Per il path upstream, in questo caso, la S validante riceve da un peer o da un cliente e quindi se si propaga su si chiama upstream path. Se c'è un provider secondo l'ASPA, allora l'update è validato. Se almeno di uno non è provider, non è valido. Valido vuol dire che non è un route leak, invalido vuol dire che è un route leak. E se ci sono no AS per alcuni ASPA, la validazione dice ignoto, cioè può o può non essere un route leak. Ci sono anche i validi o invalidi, quindi possiamo dire se è un route leak o no. Analogamente, noi abbiamo anche un downstream IS path. In questo caso l'AS validante riceve l'aggiornamento dal cliente, l'update dal cliente. Essenzialmente che cosa facciamo? Allora, abbiamo una rappresentazione KL del path AS downstream. Qui vedete che uso l'ASPA per ogni path, identifichiamo la pramp 1, 2, 3, K uguale a 3, e invece a destra abbiamo identificato un down ramp da 6 a 9, quindi L uguale 6. In mezzo, a sinistra e a destra, vedete che c'è un ASPA specifico che ci dice se il prossimo salto è un provider o no. In mezzo, dicevo, però, allora, no, torniamo indietro. A destra, a sinistra, sappiamo sicuramente che ci sono up ramp e down ramp, quindi provider, ma in mezzo non siamo sicuri. Quindi o non è un provider oppure non c'è attestazione. Quindi da 3 a 6 dipende da come si svolge. Quindi se abbiamo solo una validazione di tutta la route, beh, questo dipende dalla validità del segmento in mezzo da 3 a 6. Se abbiamo zero hop o un solo hop, salto, allora abbiamo una V invertita perfetta o una V
con un salto orizzontale in cima, e questo non è valido. In mezzo, se noi abbiamo due o tre salti, hop, e abbiamo due salti che si affacciano e ciascuno non è un provider, quindi non è valido, altrimenti è valido. Quindi essenzialmente, ancora una volta, come nel caso upstream, possiamo avere route leak validi, invalidi, invalido, allora valid vuol dire senza route leak e viceversa, e unknown, ignoto, vuol dire che mancano degli SP. Quindi per disegnare l'algoritmo abbiamo usato due teoremi nel design, non scendo nel dettaglio dei teoremi, comunque ve ne ho già accennato. Con questi teoremi abbiamo fatto il layout di un algoritmo per la validazione del AS path downstream. Naturalmente nel documento ci sono i dettagli. Questo algoritmo è arrivato appunto e poi è stato aggettato dal gruppo e sarà incorporato nella prossima versione della bozza. La bibliografia è appunto qui elencata. Con questo vi ringrazio molto per l'attenzione. Thank you, Sriram. Thank you for your outlook on... Grazie per la carrellata generale sull'ASPA, fondamentalmente. Il regista dello streaming mi ha appena detto che non abbiamo tempo per il panel programmato. Faccio solo un commento, anzi no, vuoi farlo tu magari? Abbiamo ancora l'ospite a schermo. Allora, c'è un RFC che dice che dall'idea all'RFC ci vogliono 3 anni di sviluppo, eccetera. Quindi, qual è la tua previsione sull'ASPA? Perché siamo in ritardo con l'RPK AI? Nel momento non ci sono implementazioni del BGP, quindi velocemente sull'ASPA cosa ci puoi dire? Sì, allora, io ho lavorato con Alexander Asimov sull'ASPA, quindi se glielo chiedi ti dice diversi anni, magari 5 anni o anche di più, credo. Ecco perché appunto abbiamo le soluzioni a breve termine e medio termine per fare qualcosa nel frattempo. Grazie Sriram, grazie, arrivederci. Grazie mille a voi. Grazie all'ultimo nostro speaker di oggi. Visto che non c'è tempo per l'ulteriore sessione, vi saluto dicendo che sono comunque io a disposizione a collezionare eventuali domande e poi a girarle ai nostri relatori. Grazie a tutti per l'attenzione.